Entrerons
chariot qui viendra me balancer, j'entrerai dans les nuées, je monterai lorsque les chanter le second cantique. Entriamo il secondo cantico. Ero molto lontano, j'étais tellement loin de Dieu. Ero talmente lontano da Dio. E maintenant je reviens. E ora ritorno. Ero molto lontano dalla via del cielo. Senti dentro al cuore cos'è, è la voce di Cristo che mi chiamò a sé. In cielo andrò, sono
salvato per grazia. Bénisse richement. Amen. Dieu vous bénisse richement. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné un nouveau jour. Nous rendons grâce à Dieu pour averci dato un nouveau jour. Amen. Selon sa grâce, comme venons de le chanter. Secondo la sua grazia, come abbiamo appena cantato. Nous sommes encore aujourd'hui comptés parmi les vivants. Amen. Oggi contati in mezzo ai viventi. Amen. Amen. Nous voyons les événements actuels. Vediamo gli avvenimenti attuali. Qui nous montrent que la venue de notre Seigneur est imminente. Ci mostra che la venuta del Signore è imminente. Et nous devons nous approcher à l'adoption. Dobbiamo avvicinarci all'adozione. De jour au jour, chaque jour qui passe. Da ogni giorno che passa. Nous cherchons à nous identifier à la parole du Seigneur. Noi cerchiamo ad identificare identificarci alla parola del Signore. Parce que seule la parole. Perché solo la parola. Est le plan de la rédemption que Dieu nous a laissé sur la terre. È il piano della redenzione che Dio ci ha lasciato sulla terra. Amen. Voilà pourquoi de jour au jour. Ecco perché di giorno in giorno. Nous voulons être en union avec cette parole. Vogliamo essere in unione con questa parola. Nous comprenons que nous vivons les moments difficiles là. Noi capiamo che viviamo momenti difficili. Et il faut la main de Dieu sur nous. Ci vuole la mano di Dio su di noi. Pour nous garder dans sa protection divine. Per tenerci nella sua protezione divina. Amen. Amen. Donc nous allons incliner nos têtes pour prier. Dunque inclineremo i capi per pregare. Notre Père céleste. Nostro Padre celeste. Toi qui es notre Dieu et notre roi. Tu che sei nostro Dio e nostro re. Toi par qui nous sommes encore vivants aujourd'hui. Tu tramite cui siamo ancora viventi oggi. Nous ne méritons rien, Seigneur. Noi non meritiamo niente, Signore. Nous n'avons rien fait de bon pour être tenu en vie jusqu'à cette heure-ci. Non abbiamo fatto nulla di buono per essere in vita fino a quest'ora. Seule ta grâce nous a encore sauvés. Solo la tua grazia ci ha ancora salvati. Attraverso la foi en Jésus-Christ. Attraverso la fede in Gesù Cristo. E pendant que nous sommes, tu nous as encore accordé cette opportunité d'être vivants. Mentre che ci ha accordato questa opportunità di essere viventi. Nous te devons les remerciements. Noi ti dovremo i ringraziamenti. Et les honneurs. E gli onori. Voilà pourquoi nous nous approchons humblement à ton trône. Ecco perché ci avviciniamo umilmente al tuo trono. Avec respect et révérence. Con rispetto e reverenza. Pour implorer ta miséricorde. Per implorare la tua misericordia. Père éternel.
Padre eterno, pendant que nous n'avons plus l'opportunité de nous rendre à l'église, mentre che non abbiamo più l'opportunità di recarci in chiesa, mais que l'unique moyen qui nous est donné c'est de nous réunir en famille, ma che l'unico modo che ci è stato dato è di radunarci in famiglia. Seigneur, à cette heure où moi et ma famille nous sommes réunis dans ta présence, Signore, a quest'ora che io e la mia famiglia siamo radunati nella tua presenza, ainsi que les frères et les sœurs dans leurs maisons respectives, così anche le sorelle e i fratelli nelle loro case, nous sommes tous de même accord. Siamo tutti nello stesso accordo. E noi vogliamo te dire merci. E vogliamo dirti grazie. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donné. Grazie per la vita che ci hai dato. Merci pour le souffle de vie que nous avions. Grazie per il soffio di vita che abbiamo. Merci pour la santé que nous avions. Grazie per la salute che abbiamo. Merci d'avoir placé tes anges autour de nous. Grazie per aver piazzato i tuoi angeli intorno a noi. Merci pour le sang qui crie à notre faveur. Grazie per il sangue che grida a nostro favore. Et merci pour le message du temps de la fin. E grazie per il messaggio del tempo della fine. Enseigne dans les plus profonds que tu enseignes dans les plus profonds de ta pensée que tu as pour nous, de ton pensiero que tu as pour nous. Seigneur Jésus Christ, Seigneur Jésus Christ, nous voulons simplement nous confier entre tes mains. Vogliamo semplicemente confidarti nelle tue mani, que toi-même tu puisses nous conduire. E tu stesso tu possa condurci. Dans cette adoration du jour, in questa adorazione del giorno, afin que ce culte, affinché questo culto, que nous sommes en train de célébrer, che siamo ancora stiamo celebrando, nos prières puissent monter vers ton trône. Le nostre preghiere possono salire verso il tuo trono. Nos louanges puissent monter vers ton trône. Le nostre lodi possono salire verso il tuo trono. Comme un parfum de bonne odeur. Come un profumo di buon odore. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Signore, accordaci la tua grazia. Pendant que nous voulons toucher à la Sainte Bible. Mentre che vogliamo toccare la Santa Bibbia. Qui était d'abord ta pensée. Che era prima il tuo pensiero. Qui fut exprimé. Che fu espressa. Et elle fut écrite. E fu scritta pour nous servir d'instruction et de modèle. Istruzione e modello. Alors que nous voulons la lire. Ora che vogliamo leggerla. Puisses-tu sanctifier le corps. Possa tu santificare il corpo. Purifier les lèvres. Purificare le labbra. Et laisse que ton sang, oh Seigneur, nous soit couvert. Lascia che il tuo sangue ci copra. Et que la gloire de la Shekinah descende sur nous. Che la gloria della Shekinah scenda su di noi. Oh Seigneur Jésus Christ. Oh Signore Gesù Cristo. Et pendant que nous sommes dans le culte. E mentre che siamo nella chiesa. Puisses-tu continuer à nous parler. Possa tu continuare a parlarci. Seigneur, parle à l'homme intérieur en nous. Parla all'uomo interiore in noi. Car cette parole n'est pas adressée à la chair. Poiché questa parola non è indirizzata alla carne. Mais elle est adressée à l'homme intérieur. Ma è indirizzata all'uomo interiore. À l'âme en nous. All'anima in noi. Che un jour devait rendre compte à Dieu. Che un giorno dovrà rendere conto a Dieu. De ces œuvres qu'elle a accomplies sur la terre. Di queste opere che ha adempiuto qui sulla terra. Laisse que cette parole pourront pénètre du plus profond de l'âme. Lascia che questa parola entri nel più profondo delle anime. Afin que nous ayons une juste compréhension. Affinché abbiamo una giusta comprensione. Et comprendre la raison de notre être sur la terre. E capire la ragione del nostro essere sulla terra. Seigneur, que ton nom soit béni. Che tuo nome sia benedetto. Au nom de Jésus, notre Seigneur. In nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Nous avions ainsi prié. Abbiamo così pregato. Amen. 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 Le dimanche passé, nous avions parlé sur le sujet. Accepte Jésus. La domenica passata abbiamo parlato sul soggetto. E il prendrà soin du reste. E lui prenderà cura del resto. Accepte Jésus. Accetta Gesù. E il prendrà soin du reste. E lui prenderà cura del resto. Aujourd'hui nous voulons voir comment Dieu prend soin de ses enfants. Oggi vogliamo vedere come Dio prende cura dei suoi figli. C'est cela le sujet du jour. E questo è il soggetto del giorno. Dieu prend soin de nous. Dio prende cura di noi. Allora sans tarder, nous allons lire. Senza perdere tempo leggeremo da Isaia, in Isaia chapitre 31, capitolo 31, du verset 4 à 5, versetto 5, 4 a 5. E la seconda lettura, Christine, la seconda lettura, 1 Pierre chapitre 5, verset 5 à 7. Primo Pietro capitolo 5, versetto 5 a 7. Isaïe 31. Isaïe 31. Du verset 4 à 5, Paul la lit. Versetto 4 à 5. Et maintenant, nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5 à 7. Et puis, 1 Pietro, capitolo 5, versetto 5 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Leggo nel nome di Gesù Cristo. Le respect de la parole, nous mettons debout. Le respect de la parole, ci mettiamo in piedi. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Perché così mi ha parlato l'Eterno. Après tu vas lire. Comme le lion
comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre, de même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Zion et sur sa colline. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera. Il épargnera et sauvera. Amen. Perché così mi ha detto il Signore, come il leone o il leoncello rugge sulla sua preda, benché una folla di pastori gli sia raccolto contro, non si spaventa alla loro voce, né si lascia intimidire dallo strepito che fanno. Così scenderà il Signore degli eserciti a combattere sul monte di Sion e sul suo colle, come gli uccelli spiegano le ali sulla loro nidiata. Così il Signore degli eserciti proteggerà Gerusalemme, la proteggerà, la libererà, la risparmierà e la farà scampare. Amen. 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 7. Christine, tu vas lire en italien. Je commence d'abord en français. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humilez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani, e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse la lecture de la sua parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons lu quelque chose dont Dieu nous parle à travers sa parole. Nous avons letto qualcosa di cui Dio ci parla attraverso la sua parola. Dans le verset 4. Nel versetto 4. Car il m'a parlé l'Éternel. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Poiché così mi ha parlato l'Eterno. Comme le lion. Come il leone. Comme le lionceau. O il leoncello. Rugit sur sa proie. Rugge sulla sua preda. Et malgré tous les bergers rassemblés contre lui. Malgrado tutti i pastori raggruppati contro di lui. Ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Zion et sur sa colline. Non si spaventa la loro voce, né si lascia intimidire dallo strepito che fanno. Così scenderà il Signore degli eserciti a combattere sul monte di Sion e sul colle. On nous dit souvent le lion c'est le roi de la forêt. Si dice sempre che il leone è il re della foresta. E quand il a sa proie dans sa bouche. E quando ha la sua preda nella sua bocca. Malgré les bergers rassemblés contre lui. Malgrado i pastori raggruppati contro di lui. Pour l'intimider. Per intimidirlo. Il n'a pas peur. Non ha paura. C'est ainsi que Dieu. C'est così che Dio, qui est le lion de la tribu de Juda, che è il leone della tribù di Giuda, n'a pas peur, non ha paura, de tous les attaques, di tutti gli attacchi, que l'ennemi peut avancer contre lui, che il nemico può avanzare contro di lui. Il est un tel Dieu, è un Dio, qui a promis la protection sur ses enfants, che ha promesso la protezione sui suoi figli. Il est comme des oiseaux déploient les ailes sur la couleur couvée, dice come gli uccelli spalancano le ali. Ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Spiegano le ali sulla loro nidiata, così il Signore degli eserciti proteggerà Gerusalemme. Amen. Amen. Dieu a promis lui-même de protéger ses enfants. Dio ha promesso lui stesso di proteggere i suoi figli. C'était sa promesse. Era la sua promessa. Et nous voyons dans Jean chapitre 14, nous allons lire pour entrer dans les commentaires. Giovanni 14, leggeremo per entrare nei commenti.
nous ne voulons pas parler nous-mêmes, nous voulons laisser Dieu lui-même nous parler. Nous voyons parler de nos sœurs, mais lasciare Dio stesso parlarci. Jean 14. Giovanni 14. Du verset 15 à 20, comme ça, Christine, tu vas lire rapidement. Jean 14, du verset 15 à 20. Giovanni 14, da versetto 15 à 20. Je lis en français. Leggo in francese. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Se voi mi amate, osservate i miei comandamenti, e io pregherò al Padre, ed egli vi vedrà un altro consolatore. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Perché stia con voi per sempre. Nous avons vu que Jésus était la consolation des disciples. Abbiamo visto che Gesù era la consolazione dei discepoli. E la consolazione du peuple qui croyait en lui. E la popolazione del popolo che credeva in lui. Alors lorsque son temps terrestre allait vers sa fin. Quando il suo tempo terrestre andava verso la fine. Jésus leur disait. Gesù gli diceva. Si vous m'aimez. Se voi mi amate. Alors gardez ma parole. Allora tenete la mia parola. Je prierai le Père. Pregherò il Padre. E vous donnerà un autre consolateur. Darà un altro consolatore. C'est-à-dire lui-même il le laisse, il s'en va. Lui stesso se ne va. Mais viendra un autre consolateur. Verrà un altro consolatore. Alors il dit et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Tu lis. E io pregherò al Padre ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Amen. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Amen. 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 La promessa di Gesù Cristo, la promessa di Gesù Cristo, c'è di prier le Père, e di pregare il Padre, afin qu'il nous donne un autre consolateur, affinché ci dia un altro consolatore. E ce consolateur sera avec nous, e questo consolatore sarà con noi, e même en nous. Et anche in noi. Il dit je reviendrai. Dice io ritornerò. C'était la parole de Jésus. Era la parola di Gesù. C'est-à-dire il reviendra sous une autre forme. Ritornerà sotto un'altra forma. Non plus dans la forme physique. Non più nella forma fisica. Mais dans une forme esprit. Ma nella forma spirito. Dans la forme du Saint-Esprit. La forma di Spirito Santo. Il dit l'esprit de vérité. Dice lo spirito di verità. Que le monde ne peut recevoir. Che il mondo non può ricevere. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Perché non lo vede, non lo conosce. Mais vous, vous le connaissez. Ma voi lo conoscete. Car il demeure avec vous. Poiché dimora con voi. Et il serait en vous. E sarà in voi. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Lo spirito di verità che il mondo non può ricevere. Et nous comprenons d'après la version de Jésus-Christ. Capiamo, secondo la versione di Gesù Cristo. Il a été tellement clair. È stato chiaro. Il dit le Père vous enverra le consolateur. Dice il Padre vi manderà il consolatore. Et ce consolateur c'est le Saint-Esprit de Dieu. Questo consolatore è lo Spirito Santo di Et Dio. Et quand il viendra vous le connaissez. E quando verrà voi lo conoscerete. Mais le monde ne peut jamais le connaître. Ma il mondo non può mai conoscerlo. Donc Jésus est en train de parler des croyants et des non croyants. Gesù parlava di credenti e di non credenti. Pour les croyants, per i credenti, le Saint-Esprit sera leur consolateur. Lo Spirito Santo sarà il loro consolatore. Alleluia. Nous allons voir ce que le prophète de l'âge nous a dit. Vedremo quello che il profeta dell'epoca ci ha detto. Dans la brochure, il prend soin de vous. Nell'opuscolo egli prende cura di voi. Je vais lire attentivement. Leggerò attentamente. E vous allez comprendre. E capirete. Qu'est-ce qui est notre consolation aujourd'hui? Qual è la nostra consolazione di oggi? Fratello dit. Fratello Branham dice. Il y a une seule. Il y a seulement une façon par laquelle vous puissiez jamais recevoir ce merveilleux consolateur. C'è solo un modo in cui ricevere questo meraviglioso consolatore. Amen. Amen. J'aimerais que tu t'approches un peu comme ça pour que la voix sorte.
Donc, il y a seulement une façon par laquelle vous puissiez jamais recevoir ce merveilleux consolateur. C'est soltanto un modo in cui potete avvicinarvi in modo che riceviate questa consolazione. C'est quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Che è quando voi credete nel Signore Gesù Cristo. Vous confessez vos péchés. Voi confessate i vostri peccati. Vous repentez. Voi vi ravvedete. Le baptême chrétien vous est administré. Il battesimo cristiano vi è stato amministrato. Et il y a une promesse que vous remplira et une promesse que Dieu vous remplira du Saint-Esprit. E c'è una promessa che Dio vi riempirà dello Spirito Santo. Cela est sa promesse. Questa è la sua promessa. Il ne peut revenir sur cela. Non può ritornare su questo. C'est sa promesse. È la sua promessa. J'ai toujours dit que ho sempre detto che se una persona, était entièrement enseignée, è interamente insegnato, et qu'elle se soit repenti, e che si sia pentito, de tout son cœur, di tutto il suo cuore, elle a cru en Dieu, e ha creduto in Dio, avec tout ce qui est en elle, con tutto quello che c'è in lei, et lorsqu'elle est baptisée, e quando è battezzato, immediatamente, le Saint-Esprit viendra sur elle. Lo Spirito Santo verrà su di lei. Parce qu'il a promis de le faire. Perché ha promesso che lo farà. Il l'ha promis. Lui l'ha promesso. Di voi recevere il Saint-Esprit. E riceverete lo Spirito Santo. Car la promesse est pour vous. Poiché la promessa è per voi. Atti 2, verset 39. Atti 2, versetto 39. Allora, la prima delle cose. La prima delle cose. Avant que nous recevions ce consolateur. Prima di ricevere questo consolatore. Nous devons d'abord confesser nos péchés. Dobbiamo prima confessare i nostri peccati. E être repenti. Essere pentiti. E come ça, le baptême d'eau doit être administré à la personne repentie. E così il battesimo dell'acqua sarà amministrato alla persona convertita. E là il profeta dice. E lì il profeta dice. Si en réalité. Se in realtà. La persona è interamente insegnata. La persona è interamente insegnata. E qu'elle se soit repentie. E che si sia ravveduta. De tout son cœur. Di tutto il suo cuore. Allora automatiquement il reçoit le Saint-Esprit. Automaticamente riceve lo Spirito Santo. C'est ce que Pierre nous a enseigné. È quello che Pietro ci ha insegnato. E dice, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ognuno di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. Pour la remission de péchés. Per la remissione dei peccati. Et vous aurez le don du Saint-Esprit. E voi avrete il dono dello Spirito Santo. Car cette promesse est pour vous. Poiché questa promessa è per voi. Ça répond à Jean et Pierre en train de parler de ceux-là qui l'écoutaient. Pietro parlava di quelli che l'ascoltavano. Il dit cette promesse est pour vous. Dice questa promessa è per voi. Pour vos enfants, c'est-à-dire après vous. Per i vostri figli, in altri modi, dopo di voi. E pour ceux qui sont au loin. E quelli che sono lontani. Hanno aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. In gran numero che il nostro Signore Gesù Cristo chiamerà. Donc pour tous ceux qui croiront après vous à ce message. Tutti coloro che crederanno dopo di voi a questo messaggio. Il loro è également réservé le Saint-Esprit. Gli è stato ugualmente riservato lo Santo Spirito. E quando noi abbiamo il Saint-Esprit. Quando noi abbiamo lo Santo Spirito. Nous avons la consolation. Abbiamo la consolazione. On commence. Cominciamo. Or les gens d'aujourd'hui. Ora le persone di oggi. La raison pour laquelle ils ne reçoivent pas cela. La ragione per cui non ricevono questo. C'est parce que ça s'interpose dans leur vie spirituelle. Perché questo interpone nelle loro vite spirituali. Est-ce que vous comprenez? Voi capite? La raison pour laquelle les gens ne reçoivent pas la parole de Dieu aujourd'hui. La ragione per cui le persone non ricevono la parola di Dio. Parce que cette parole s'interpose à leur vie spirituelle. Perché questa parola che blocca questa vita spirituale. Qu'ils désirent vivre. Che desidera vivere. C'est-à-dire, nous avons une façon de vivre en nous. Abbiamo un modo di vivere in noi. Avant de connaître la parole. Prima di conoscere la parola. Maintenant que nous avions connu la parole. Adesso che abbiamo conosciuto la nous parola. Nous avons vu qu'il y a certaines choses dans le Seigneur que nous ne devons plus faire. Abbiamo visto che ci sono alcune cose nel Signore allora, che non dobbiamo fare. La parola s'interpose a ces choses. Allora la parola blocca queste cose. Vous allez voir que dans l'église. Vedrete che nelle chiese. Il y a des gens qui nous rendent visite. Ci sono persone che ci rendono visita. Ils écoutent le message. Ascoltano il messaggio. Ils apprécient que c'était bon. Apprezzano che è buono. Mais pour commencer à vivre cela. Ma per cominciare a vivere questo. C'est difficile. È difficile. Et c'est pour cette raison qu'ils quittent. È per questa ragione che se ne vanno. Amen. Parce que cette parole, le message. Perché questa parola, il messaggio. S'interpose à leur manière de vivre. Blocca il loro modo di vivere. Et comme ils ne sont pas d'accord avec e cela. Siccome non sono d'accordo con questo. Ils doivent prendre congé de nous. Prendi, si allontanano. La Bibbia dice. La Bibbia dice. Que le monde.
Quel mondo? Les hommes. Uomini. Ont aimé les ténèbres. Hanno amato le tenebre. Plus que la lumière. Più che la luce. Parce que leurs actions sont mauvaises. Le loro azioni sono malvagie. Et une personne. E una persona. Qui aime marcher. Che ama camminare. Dans les ténèbres. Nelle tenebre. E faire de mauvaises choses. Fare delle cattive cose. Des choses méchantes. Le cose cattive. Elle ne peut aimer le Saint-Esprit. Non può amare lo Spirito Santo. Non può amare lo Spirito Santo. Celui qui aime les ténèbres, quelui che ama le tenebre, et les mauvaises œuvres, e le cattive opere, ne peut jamais aimer le Saint-Esprit. Non può mai amare lo Spirito Santo. Parce que la Bible dit, perché la Bibbia dice, si vous aimez le monde, se voi amate il mondo, ou les choses du monde, e, o le cose del mondo, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. L'amore di Dio non è nemmeno in voi. Amen. Amen. Et dit, maintenant, adesso, vous pourriez avoir entendu ces écritures, voi potete aver sentito queste scritture, avant, prima, mais, ma, prenons-les vraiment en considération. Prendiamole veramente in considerazione. Sont-elles vraies pour nous? Sono vere per noi? Sont-elles vraies que le fait que vous soyez assis dans cette église ce soir? Sono vere sul fatto che siete seduti questa sera in chiesa? Amen. Sont-elles vraies pour vous comme 2 plus 2 égale 4? Sono vere per voi come 2 più 2 uguale 4? Alleluia. Amen. Amen. C'est ainsi l'Évangile. Ed è così l'Evangelo. Elle est une vérité incontestable. È una verità incontestabile. Et quand nous acceptons Jésus, e quando noi accettiamo Gesù, dans toute sa parole divine, tutta la sua parola divina, nous voyons que cette parole s'interpose à notre manière de vivre avant. Noi vediamo che questa parola blocca il modo in cui vivevamo prima. Si è opposta. È opposta. À notre manière de vivre. À notre mode de vivre. Et qu'est-ce que nous faisons? Et cosa che facciamo? Nous devons maintenant nous réadapter. Dobbiamo riadattarci. C'est comme Ruth. È come Ruth. Quand elle est rentrée à Bethléem. Quando è entrata a Bethlehem. Les Moabites ont une façon de vivre. I Moabiti hanno un modo di vivere. Qui sont contraires aux Juifs. Che sono contrari ai giudei. Maintenant, quand Ruth a décidé de suivre Naomi. Adesso quando Ruth ha deciso di seguire Naomi. Naomi è la Bible, l'Ancien Testament. Naomi è l'Antico Testamento. Donc quand tu as pris la décision de suivre maintenant Jésus. Quando hai preso la decisione di seguire Gesù. Jésus a son modèle de vivre. Gesù ha il suo modello di vita. Alors la Bible nous dit que quand Ruth est arrivée à Bethléem. Quando Ruth arrivò a Bethlehem. Les choses sont devenues nouvelles. Le cose sono diventate nuove. Leur manière d'adoration est différente par rapport à la sienne. Il modo di adorazione è diversa dai loro. E qu'est-ce qu'elle doit faire? E cosa dovevano fare? Aime Naomi. Siccome amava Naomi. Elle veut vivre dans le pays de Naomi. Voleva vivere nel paese di Naomi. Elle va commencer à se réadapter. Deve iniziare a riadattarsi. Amen. Amen. Donc l'unica consolazione che Dio ci ha dato oggi. Allora l'unica consolazione che Dio ci ha dato oggi. C'è lo Santo Spirito. È lo Spirito Santo. Quando questo Santo Spirito entra in noi. E quando questo Spirito Santo entra in noi. E change notre façon de voir. Cambia il nostro modo di vedere. E change notre mode de vivre. Cambia il nostro modo di vivere. E s'interpose a notre manière de vivre. È contrario al nostro modo di vivere. E même les désirs que nous avions auparavant. Anche i desideri che avevamo prima. Allora écoutez ce que la parole dit. Ascoltate quello che dice la parola. Paragrafo 34. Il paragrafo 34. L'homme a été créé pour désirer être consolé. L'uomo è stato costruito per desiderare di essere consolato. Amen. Amen. L'uomo è stato creato così. L'uomo è stato creato così. Il desire la consolazione. Desidera la consolazione. E sì, dunque. Così dunque. Se non accetta pas la voie de Dieu. Se non accetta la via di Dio. Allora il suivra sa propria voie. Allora seguirà la sua propria via. Alleluia. Amen. Si l'homme aujourd'hui, se l'uomo oggi, n'accepte pas la voie pourvue par Dieu, non accetta la via prevista da Dio, alors cet homme suivra automatiquement sa propria voie. Allora questo uomo seguirà automaticamente la sua propria via. E il essaiera de substituer quelque chose pour prendre la place du Saint-Esprit. Cercherà di sostituire qualcosa per prendere al posto dello Spirito Santo. Amen. Amen. Donc au lieu d'avoir le Saint-Esprit comme consolateur. Dunque, invece di avere lo Spirito Santo come consolatore, il va prendre un substitut, quelque chose. Prenderà un sostituto. Qu'il va considérer comme consolation. Qualcosa che prenderà, che userà come consolazione. Et nous allons voir si nous avons remplacé le Saint-Esprit par quelque chose comme consolation. E vedremo se abbiamo sostituito lo Spirito Santo con qualcosa per la consolazione. Nous allons voir si réellement nous aurons la consolation. Vedremo se veramente avremo la consolazione. Je veux que vous écoutiez cela. Vorrei che ascoltaste questo. Un homme ou une femme. Un uomo o una donna.
qui n'accepte pas le Saint-Esprit, non accetta lo Spirito Santo, le Consolateur, il Consolatore, il essaiera de se consoler lui-même, cercherà di consolarsi lui stesso, avec un certain substitut extrême que Satan lui présentera, con un certo sostituto estremo che Satana gli presenterà. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Siete con me? Il dit un homme ou une femme. Dice un uomo o una donna. S'il n'accepte pas. Se non accetta. Le consolateur. Il consolatore. Le Saint-Esprit. Lo Spirito Santo. Il essaiera de se consoler lui-même. Cercherà di consolarsi lui stesso. Avec un certain substitut extrême que Satan lui présentera. Con un certo sostituto estremo che Satana gli presenterà. Il profeta dice: Je veux que vous écoutiez cela. Vorrei che il profeta Branham dice: Vorrei che ascoltaste questo. E fratello Branham dice: Satan ha suffisamment de substituti. Satana ha abbastanza sostituti. Il a tellement de substituti. Ha talmente sostituti. Mais. Ma. Pourquoi devons-nous avoir un substitut? Perché dovremmo noi avere un sostituto? Alors que les cieux de la Pentecôte sont remplis de ce qui est réel. Ora che i cieli della Pentecoste sono riempiti di quello che è reale. Je vous parle cet après-midi des choses tellement sérieuses. Vi parlo questo pomeriggio di cose talmente serie. Et il faut réfléchir à cela. Bisogna riflettere a queste cose. Et pourquoi ce ciel rempli des choses réelles? Dice perché questo cielo riempito di queste cose reali? Pourtant nous voulons pas cela. Ma pertanto noi non vogliamo questo. Et nous voulons un substitut. E noi vogliamo un sostituto. Et pourquoi mangerai-je dans une poubelle? Dice perché mangerei in una pattumiera? Quand une table propre est dressée. Poi quando una tavola propria è dressée? È stesa. Plein de mets choisis. Piena di cibi scelti. Amen. Amen. Pourquoi mangerai-je dans une poubelle? Perché mangerei in una pattumiera? Pendant qu'il y a une table bien dressée devant moi. Mentre che c'è una tavola ben ordinata. Avec des nourritures de bon choix. Con cibi di buona scelta. E je serai mentalement dérangé. Dice io sarei mentalmente disturbato. Si je faisais cela. Se io facessi questo. Maintenant. Adesso. Quel dommage. Che disturbo, che guaio. Dovrà l'uomo. Di vedere l'uomo. Essayer de substituer quelque chose pour prendre cette place là. Di vedere l'uomo cercare di sostituire questo per prendere questo posto lì. Quelquefois, qualche volta, il essaiera d'apaiser sa conscience en sortant, cercando di alleggerire la sua coscienza uscendo. E dice, come le mères, dice come le madri, qui essaient parfois, che cercano alcune volte, d'apprendre à leur jeune fille, di apprendere alle loro giovani figlie, à devenir populaire, a diventare popolari. Toute leur ambition, tutte le loro ambizioni. Et de faire de cette jeune fille, di fare questa giovane fanciulla, une danseuse de ballet, una danzatrice, de ballet. Comment est-ce que vous dites ça en italien? Danza classica. Ok. Ou quelque chose. O qualcosa. Et vous savez que vous êtes en train de lui donner de la strichine. E sapete che gli state dando della. Tu avais lu ça, non? Strichine. Ça dit une mauvaise éducation. Una cattiva educazione. Quelque chose qui va ruiner à sa vie. Qualcosa che rovinerà la sua vita. Et dit, vous êtes en train de lui donner de l'arsenic. Ça dit un poison. State dando del veleno. Qui ne fera rien que briser son cœur. Non farà altro che spezzare il suo cuore. Et l'envoyer à une tombe du diable. E mandarlo in una tomba del diavolo. Ou à un enfer du diable. O un inferno del diavolo. Et à une tombe de pécheur. O una tomba di peccatori. Car il n'y a rien de bon qui puisse venir de cela. Poiché non c'è niente di buono che può venire da questo. Mais vous essayez de penser. Ma voi cercate di pensare. Si ma fille pouvait devenir cela. Se mia figlia potesse diventare questo. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, una mamma qui n'a pas le Seigneur, che non ha il Signore, qu'est-ce qu'elle va vouloir pour sa fille? Cosa vorrà per sua figlia? Qu'elle devienne une fille populaire. Che diventi una figlia popolare. En la donnant certaines éducations, dandole alcune educazioni, qui ne va même pas l'aider dans l'avenir. Che non l'aiuteranno nell'avvenire. Et cela va tôt ou tard ruiner à sa vie. E questo prima o poi rovinerà la sua vita. Est-ce que vous voyez? Vedete? Ça va un jour ruiner à sa vie.
un giorno rovinerà la sua vita. Une maman qui n'a pas le Seigneur. Una madre che non ha il Signore. Le fera. Lo farà. Mais. Ma. Si sa fille. Se sua figlia. Continue dans ces choses. Continue in queste cose. Vous allez voir tôt ou tard ce qui va lui arriver. Vedete che prima o poi quello che gli accadrà. Maman voulait que sa fille devienne une fille populaire. Madre voleva che la figlia diventasse una figlia popolare. Mais parce qu'il n'a pas cette consolation. Ma perché non ha questa consolazione? Qui est le Saint-Esprit? Che è lo Spirito Santo. Parce que le Saint-Esprit nous dirige dans la bonne voie. Perché lo Spirito Santo ci dirige nella buona via. Nous montre des choses qui attrait au royaume. Ci mostra delle cose che sono del regno. Qui attrait au royaume de Dieu. Qui riguardano che riguardano il cielo. Ce ne sont pas les substituts que Satan donne. Non sono i sostituti che Satana dà. Allora ascoltate ce che il profeta dice. Allora ascoltate quello che dice il profeta. Lì, e ha la scienza che dice. C'è la scienza che dice. La scienza senza coscienza n'è che ruina dell'anima. La scienza senza coscienza non è altro che rovina dell'anima. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire il y a des éducations que nous pouvons donner à nos enfants. Ci sono delle educazioni che possiamo dare ai nostri figli. Mais si nous ne tenons pas compte des conséquences qui vont arriver après. Ma se non teniamo conto delle conseguenze che arriveranno. C'est la ruine de l'âme de l'enfant. È la rovina dell'anima del figlio. Allora il profeta dice. Allora il profeta dice. E parfois. E alcune volte. Pour devenir populaire. Per diventare popolari. Elles regarderont la télévision. Guarderanno la televisione. Elles fument dans la rue. Fumano in mezzo alla strada. C'est la chose la plus vulgaire. La cosa per una la femme. Più volgare per una donna. Est-ce que vous voyez? Voi vedete? C'est-à-dire, maman voulait que sa fille devienne une fille populaire. Madre voleva che la figlia diventasse una figlia e popolare. E commence à lui donner certaines libertés. E inizia a darle alcune libertà. Che puisse s'entraîner dans la danse de ballet. Che possa allenarsi nel. Ou dans la danse classique, comme vous le dites ici. Oppure la danza classica. E cet enfant. E questi afin bambini, de devenir ce que maman voulait d'elle, affine diventare quello che la madre voleva di lei, commence da lei, a regarder les stars dans la télé. Cominciano a guardare le star nella televisione. E en regardant dans la télé, e guardando nella televisione, elle s'habitue à certaines choses. Lei si abitua ad alcune cose. E elle s'identifie à certaines femmes. Le si identifica ad alcune donne. Come par exemple Lady Gaga, exemple. O esempio Lady Gaga. O bien, c'est femme fameuse. Oppure queste donne famose. E come ça? E così? L'enfant qui n'a jamais fumé. Il bambino che non ha mai fumato. Va commencer a fumer. Comincerà a fumare. Parce que elle s'identifie à ces gens. Perché lei si identifica a queste persone. Cette fille qui s'habillait bien. Questa figlia che si vestiva bene. Se couvrant bien le corps. Coprendosi bene il corpo. Va commencer a porter les mini jupe. Comincerà a portare le mini gonne. E commencer a laisser son torse nu. Lasciare il suo torso nudo. Parce qu'elle voulait devenir populaire. Perché vuole diventare popolare. Frère dit, c'est la chose la plus vulgaire que les femmes ont fait au XXe siècle. Fratello Luan dice che è la cosa più volgare che le donne hanno fatto nel XX secolo. Quand elles ont commencé à fumer des cigarettes. Quando hanno iniziato a fumare le sigarette. C'est le plus grand chroniqueur de la cinquième colonne que cette nation ait eu. È la più grande cronaca che la quinta colonna che questa nazione ha avuto. Auparavant, prima, vous ne verrez jamais non vedrete mai les jeunes enfants comme les jeunes les jeunes filles i giovani ragazzi come le giovani fumare la sigaretta. Fumare la sigaretta. Mais aujourd'hui, ma oggi, les jeunes sont allés au-delà de fumer la sigaretta. I giovani sono andati al di là del fumare la sigaretta. En prenant la droga. Prendendo la droga. En prenant la cocaina. En prenant les alcols et tout ça. Prendendo gli alcolici e tutto questo. Et tout ceci. E tutto questo è favorizzato par les parents. È favorizzato dai genitori. Parce qu'on le dit en disant que. Perché gli si dicono che. Non, parce que eux autres aussi ont leur liberté. Non, perché anche loro hanno la loro libertà. E ils ont le droit de faire cela. E non hanno il loro diritto di fare questo. Allora écoutez a quel niveau ils doivent arriver. Ascoltate a quale livello dovranno arrivare. Il profeta dice. Cela brise la moralité aujourd'hui. Questo spezza la moralità di oggi. Il n'y a plus la moralité. Non c'è la moralità. Un enfant qui commence à être drogué. Un bambino che inizia ad essere drogato. N'a même plus de respect à ses enfants, a ses parents. Non ha più rispetto ai suoi genitori. Il n'a plus de considération. Non ha più considerazione. Tu peux voir cet enfant, un jeune homme. Tu devi vedere questo ragazzo. Comme une jeune fille. Come una giovane fanciulla. Tailler ses cheveux. Tagliare i suoi capelli. D'une partie rasée. Da un modo rasato. Et l'autre partie étouffée. E l'altra parte con i capelli. Ou bien colorier ses cheveux. Oppure colorare i capelli. Fare de n'importe quoi. Fare delle cose. Fare dei tatuaggi su son corpo. Fare tatuaggi sul suo corpo e un po' partout, un po' dappertutto, tue ses oreilles, bucare le orecchie, le boucle d'oreille rempli, mettendo i buchi di orecchie, les anneaux du nez et toutes ces choses là, bucarsi il naso e tutte queste cose. Cela brise la moralité. Questo spezza la moralità. Et cela envoie
plein d'aliénés mentaux dans les instituts, dans les institutions. E dice che questo mette en fait, tant de jeunes, tanti giovani dans les instituts des fous, in questi istituti dei pazzi. Est-ce que vous voyez? Parce que l'enfant, perché il bambino, lui ne prend pas conscience de ce qu'il fait. Non prende coscienza di quello che fa. Mais Dieu a placé ses parents comme des tuteurs, des éducateurs. I suoi genitori come dei tutori. Pour les aider à les orienter dans la vie. Per aiutarli ad orientarsi nella vita. Mais si la maman, ma se la mamma, o il papà, lui-même n'a pas une bonne éducation spirituelle, lui stesso non ha una buona educazione spirituale, il va pouvoir laisser l'enfant agir à sa guise, à sa volonté. Lascerà il bambino agire nella sua volontà. Pensant qu'il est en train de lui faire du bien. Pensando di fargli del bene. Mais au contraire. Ma al contrario. Un jour cet enfant va finir. Un giorno questo bambino finirà dans une prison quelque part, in una prigione da qualche parte, ou bien dans des institutions des aliénés, des fous, oppure in un'istituzione di pazzi, parce que il aurait perdu le contrôle, perché avrà perso il controllo. Cela envoie plein de cette tuberculose, manda tanti de cas de tuberculose, di casi di tuberculosi e di cancer dans les hôpitaux, e di cancro negli ospedali. Sapete quando prendiamo même la boîte de la cigarette, quando prendiamo anche la scatoletta della lisez sigaretta, lisez ce qui est écrit là-dessus, leggete quello che c'è scritto sopra. Dit, fumer ça tue, dice il fumo uccide. Mais pourtant, une maman même qui fume la cigarette, una madre che fuma una sigaretta, peut offrir un bâton de cigarette à sa fille e a son fils. Può offrirlo anche a suo figlio o a sua figlia. Mais qu'est-ce qu'il veut qu'il devienne? Ma cos'è che vuole che diventi? Est-ce que vous voyez? Voi vedete? Donc aujourd'hui, dunque oggi, puisqu'ils ont refusé ce consolateur, siccome hanno rifiutato questo consolatore, ils ont accepté un substitut. Hanno accettato un sostituto. Et voilà comment le monde est devenu aujourd'hui. Ecco come è diventato il mondo di oggi. Fratello Branham dice, et tout ce qui résulte cela, e tutto quello che resume e riassume questo, pourtant, ils le font pour trouver de la consolation. Lo fanno per trovare consolazione. Alors que Dieu nous a donné quelque chose pour nous consoler. Ora che Dio ci ha dato qualcosa per consolarci. Le Saint-Esprit. Lo Spirito Santo. Le conducteur de Dieu. Il conduttore di Dio. Et ces choses sont seulement des substituts. E queste cose sono soltanto dei sostituti. Ce que le monde fait en dehors de Dieu, quello che il mondo fa al di fuori di Dio, sont des substituts. Sono dei sostituti. Et cela conduira finalement à la déroute. E questo condurrà finalmente alla, diciamo, a sviare. A sviare. Alle scroccherie. A scroccare, nello scroccare. O au vol. O al rubare. E a fare de mauvaises choses. O a fare cattive cose. Vous comprenez? C'est parce que ils n'ont pas accepté le consolateur, le conducteur pourvu par Dieu lui-même. Perché non hanno accettato il consolatore e il conduttore previsto da Dio stesso. E comprenez? E capite? Come ils ont rejeté cela? Come hanno rigettato questo? Où est-ce qu'ils aboutissent? Dov'è che finiscono? Fratello Branham dice nel paragrafo 46. Finalement, a quoi cela aboutit? Finalmente questo a cos'è che serve? Au meurtre. Alla morte. Ou au suicide. O al suicidio. Un uomo qui pense faire quelque chose, che pensa quand, fare qualcosa, quand il obtient un rendez-vous avec la femme, quando ottiene un appuntamento con la donna, de son voisin, del suo vicino, ou qui va briser un foyer, e che spezzerà un matrimonio, ou une femme, o una donna, vous pensez que vous en tirez avec quelque chose, voi pensate di trarre qualcosa, mais finalement, ma finalmente, vous finirez avec un pistolet sur la tempe. Finirete con una pistola sulla tempia. Chi farà éclater votre cerveau? Che farà scoppiare il vostro cervello. O vous fera sauter d'un échafaudage quelque part. Vi farà saltare da qualche parte. O vous tuerez. O vi ucciderete. Vous prendrez du poison. Prenderete del veleno. De la drogue. Della droga. O quelque chose. Qualcosa. Et vous serez dans une condition misérable. Sarete in una condizione miserabile. Et vous mourrez. E voi morirete. Et vous irez dans l'enfer. E voi andrete all'inferno. Parce que vous avez rejeté. Perché avete rinnegato. Le vrai remède. Il vero rimedio. Mon frère, ma soeur. Fratelli e sorelle. C'est des choses vraiment très 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 importantes. Sono delle cose molto importanti. Et quand nous rejetons simplement le consolateur, quando rigettiamo semplicemente il consolatore, nous avons pris des substituts. Abbiamo preso dei sostituti. Comme quoi ce serait notre consolation? Come se fossero loro la nostra consolazione. Nous allons aboutir
à des meurtres, c'est-à-dire tuer quelqu'un. Noi potremmo uccidere qualcuno. Ou bien nous-mêmes nous allons nous suicider. Oppure noi stessi ci suicideremo. Amen. C'est-à-dire quand tu prends rendez-vous avec la femme d'autrui. Quando prendi appuntamento con la donna di un altro. Ou bien le mari d'autrui. Per il marito di un altro. Et tu penses que tu vas t'en tirer dans ces choses-là? E pensi che tu te ne trairai di queste cose? Peut-être quand on va t'arrêter en flagrant délit. Può darsi che quando ti prenderanno in flagranza. Ça va te coûter cher. In flagranza ti costerà caro. Amen. Quand tu vas briser un foyer, quando spezzerai un matrimonio, ou une femme, ou una donna, vous pensez que vous en tirez avec quelque chose, penserete che traerete con qualcuno, mais finalement, ma con qualcosa, vous ma finirez avec un pistolet, voi finirete con una pistola, qui fera éclater votre cerveau, che farà scoppiare vostro cervello. Amen. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique? Vedete quello che accade negli Stati Uniti? Quand on vous arrête en flagrant délit, quando vi bloccano in flagranza, bam! On te tue. Dispare. Tu vas penser que faisant cela, tu penserai che facendo c'est questo, pour en tirer une consolation. E per trarti, prenderti una consolazione. Sans savoir que senza sapere c'est la mort. È la morte. Amen. Nous avons un remède. Noi abbiamo un rimedio. Le calvaire. Il calvario. È ce remède. È questo rimedio. Cristo. Cristo. È le remède. È il rimedio. E il è l'unico rimedio. E è l'unico rimedio. L'unico fondamento. L'unico fondamento. L'unico chemin. L'unico cammino. Tu ne dors pas. Il y a des choses que vous pouvez obtenir de Christ. Ci sono delle cose che potete ottenere da Cristo. Che vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs. Che non potete ottenere da nessuna parte fuori. Vous dites amen. Vous dites amen. Il y a des choses, ci sono delle cose. Le monde a soif de certaines choses. Il mondo ha sete di alcune cose. Mais il y a rien de ce monde non c'è niente di questo qui mondo puisse combler ce vide là en nous. Che può colmare questo vuoto in noi. L'argent i soldi ne peut pas combler ce vide. Non possono colmare questo vuoto. Tout ce que l'on fait sur cette terre comme effort pour gagner quelque chose. Tutto quello che l'uomo fa su questa terra come sforzo ne peut jamais combler qualcosa ce vide. Non può mai colmare questo vuoto. E il profeta dice. Il profeta dice, vous ne pouvez obtenir, salut. Il y a des choses que vous pouvez obtenir de Christ. Ci sono delle cose che potete ottenere da Cristo. Che vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs. Che non potete ottenere da nessun'altra parte fuori. Salut, ce que le monde donne comme grande chose aujourd'hui. Quello che il mondo dà come grandi cose oggi. Dans le royaume de Dieu. Nel regno di Dio. C'est la plus minime des choses. È il minimo delle cose. Amen. Amen. Ce que le monde offre aujourd'hui, quello che il mondo offre oggi, comme une chose grandiose, come cosa grandiosa, che l'on puisse acclamer, che l'uomo può acclamare, comparativamente al regno di Dio, paragonate al regno di Dio, c'est la chose la plus minime, la cosa la più minima. Donc vous-même immaginez la suite. Dunque voi stessi immaginate. Comme Paul dit, come Paolo dice, ce que Dieu a réservé pour nous dans les cieux, quello che Dio ha riservato per noi nei cieli, n'è jamais monté dans la pensée de l'homme, non è mai salito nei pensieri dell'uomo, né nel cuore dell'uomo, né nel cuore dell'uomo. Voilà pourquoi nous sommes à la recherche des vanités sur cette terre. Ecco perché siamo alla ricerca di tante vanità sulla terra. Pour combler ce vide en nous. Per colmare questo vuoto. Mais il n'y a rien dans ce monde qui puisse combler ce vide. Rien. C'è niente nel mondo che può colmare questo vuoto. Je vois même des gens. Vedo delle persone. Il dit parce que je suis tellement soucieux, pensieux. Che sono talmente. Perché sono talmente pensieroso. E il vuole toujours fumer la sigaretta. E vogliono sempre fumare la sigaretta. Il sort, il fume, il fume, il fume, il jette, il revient. Escono, fumano, fumano, fumano. Est-ce che il problema è parti? Il problema è partito. Il problema è ancora là. Il problema è il ancora là. Il fume, il fume, il fume. Escono e fumano, fumano, fumano. E lui-même, il pue des odeurs de la sigaretta. E loro stesso puzzano della sigaretta. Ma è che l'ha trovato la soluzione? Ma ha trovato soluzione. Non ha pas trouvé la soluzione. Non ha trovato soluzione. Ils veulent combler ce vide là à travers l'alcool. Alcuni vogliono colmare questo vuoto attraverso l'alcol. Ils boivent, ils boivent, ils boivent. Vanno, bevono, bevono, bevono. Quand il est tellement saoulé, quando è talmente il vient dalla sua maison, viene nella sua casa e comincia a dormire. E comincia a dormire. Mais quand tu te réveilles, ma quando ti risvegli, est-ce que le problème est fini? Il problema è finito. Le problème est toujours là. Il problema è sempre lì. Ceci montre que questo mostra che quand il y a le négatif quelque part, quando c'è il negativo da qualche parte, il y a le positif aussi quelque part. C'è il positivo anche da qualche altra parte. Se noi vediamo il negativo ici sulla terra, vediamo il negativo qui sulla terra. C'è il positivo quelque part. C'è il positivo da qualche parte. Gesù dice. Gesù dice. Venez à moi. Venite a me. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Voi tutti che siete stanchi e travagliati. Je vous donnerai le repos. E io vi darò il riposo. Voilà pourquoi le prophète dit ici. Ecco perché il profeta dice qui.
Il y a des choses que vous pouvez obtenir de Christ. Ce sont des choses que peut-être obtenir de Christ. Que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs. Que non potete ottenere da nessuna altra parte fuori. Christ est le chemin. Cristo è il cammino. Non pas un chemin. Non un cammino. Mais le chemin. Ma il cammino. Amen. Amen. Il dit l'Église. Dice la Chiesa. C'est bien. È bene. Nous les aimons. Noi l'amiamo. Ma l'Église. La Chiesa. N'est pas le chemin. Non è il cammino. L'Église. La Chiesa. N'a pas de salut. Non ha salvezza. Elle peut seulement vous diriger vers Christ. Può solo dirigervi verso Cristo. Chi è l'unico salut? Chi è l'unica salvezza? Il è il chemin. È il cammino. La vérité. La verità. E la vie. E la vita. Le seul chemin vers le Père. L'unico cammino verso il Padre. È par Gesù Cristo. È tramite Gesù Cristo. Le seul consolateur. L'unico consolatore. Le seul qui peut. L'unico che può. Chi sa come prendere soin de nous. Che sa come prendersi cura di noi. Alleluia. Amen. Oh, mon frère, ma sœur. Il y a tant de choses que nous pouvons gagner si nous acceptons simplement ce consolateur. Ci sono tante cose che possiamo guadagnare se accettiamo semplicemente questo consolatore. Consoler ses enfants. Sa come consolare i suoi figli. Amen. Amen. Et nous ne pourrons jamais remplacer Jésus. Non potremo mai rimpiazzare Gesù. Par d'autres choses de ce monde. Per altre cose di questo mondo. Pensando che avec ça nous aurons la consolation. Pensando che avremo la consolazione. Non avremo jamais la consolation. Non avremo mai la consolazione. Jésus. Gesù, il è notre consolation. È il nostro consolatore, è la nostra consolazione. Il dit bien voyez. Dice bene, vedete? Les mamans. Le mamme. Vous vous levez au milieu de la nuit. Voi vi alzate in mezzo durante la notte. Même si vous êtes tellement malade. Anche se siete talmente malati. Si le cadet s'était ôté la couverture en gigotant. Si le bébé qui est couché, se il bambino che è sdraiato, pendant qu'il fait des mouvements, mentre che fa dei movimenti, il s'est ôté la couverture sur lui, la coperta su di lui, et que vous sachiez que le petit gars pourrait s'enrhumer, e sapete che il piccolo bambino può raffreddarsi, vous vous efforcez, voi fate di tutto, de toute manière de venir à son chevet, di tutto il modo di venire ai suoi capelli, à son chevet. Sa carte au-dessus de son lit. Vicino al suo letto. Alléluia. Amen. Pour le mettre à l'aise. Metterlo a suo agio. Il dit, quand même que vous êtes tellement malade. Perché siete talmente malati. Ma come vous voyez que l'enfant est une partie de vous. Ma siccome vedete che il bambino è una parte di voi. E come voyez cet enfant en train de gigoter, en train de gigoter. E che vedete questo bambino che si agita e si agita. Parce que il a ôté la couverture sur lui, ou bien il s'est enroulé dans la couverture. Perché si è tolto la copertura oppure si è arrotolato nella copertura. Nella coperta. Qu'est-ce que maman fera? Cosa farà la madre? Malgré son état de santé. Malgré il suo stato di salute. Elle se lèvera. Si alzerà. Pour aller au chevet de son enfant. Per andare vicino al bambino. Pour le rendre à l'aise. Per farlo stare a suo agio. Il dit, si l'un de vos bien-aimés. Se uno dei vostri ben-amati. Était au lit. È a letto malato della fievre, malato di febbre, vous pourriez rester là avec un linge bien humecté, potete rimanere lì con un lenzuolo immerso nell'acqua. Amen. Amen. E mettez son visage avec de l'eau fraîche, e metterla sul visaggio sulla sua faccia con dell'acqua fresca, pour le mettre à l'aise, per metterlo a suo agio. Vous le feriez. Voi lo farete. A l'un de vos enfants. A uno dei vostri figli. Vous vous assiederez là. Voi vi sederete lì. Quoique vous soyez malade vous-même. Malgrado se siete malati voi stessi. Et vous aurez besoin d'être au lit. E voi avrete bisogno di essere sul letto. Vous vous assiederez. Voi vi sederete. Néanmoins là-bas. E comunque. Comunque lì. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire. Maman, quand maman voit que son enfant est en train de gigoter sur le lit, quando la madre vede il bambino muoversi sul letto, maman elle-même était tellement malade, anche se la madre è talmente malata, che elle aurait besoin d'être sur le lit, che avrà bisogno di essere sul letto, mais pour l'amour de son enfant, ma per l'amore di suo figlio, elle doit se relever, deve rialzarsi, pour rendre son fils à l'aise, per rendere suo figlio a suo agio, parce que, perché? Vos enfants représentent quelque chose pour vous. I vostri figli rappresentano qualcosa per voi. Ils sont une partie de vous. Sono una parte di voi. Ils sont votre vie. Sono la vostra vita. E l'Église. La Chiesa. È la vie de Dieu. La vita di Dio. Sur la terre. Sulla terra. Et ils désirent
consoler son église. Desidera consolare la sua chiesa. Gesù, quando il nous voit dans un état de détresse. Gesù quando ci vede in uno stato di tristezza. De pensée. Di pensiero. On ne sait même où poser la tête. Non sa dove mettere la testa. A causa dei soucis du siècle. A causa dei pensieri del secolo. Qu'est-ce qu'il fait? Cosa fa? Il descend vers nous. Scende verso di noi. Pour nous donner la consolation. Per darci la consolazione. Quand serait-il si vous saviez que essuyer le front de votre enfant qui allait qui a la fièvre le réconforterait. Che cosa ne sarà nel pulire il sudore del vostro figlio e che lo metterà a suo agio, lo consolerebbe. E che lo refuse. E che rifiuta. E vous crache au visage. E che vi sputa in faccia. E che le tende la main. E che tende la mano. E prende une bouteille de whisky. E prende una bottiglia di whisky. O quelque chose d'autre. Qualcos'altro. Pour boire. Per bere. Au lieu de la touche de la main de sa mère. Invece del tocco della mano di sua madre. Ou quelque chose comme ça. O qualcosa di questo genere. Che penserez-vous? Cosa penserete voi? Si maman avec l'amour qui est là pour son enfant. Se la madre con l'amore che ha per suo figlio. Et maman s'est levée malgré son état de santé. La madre si è alzata malgrado il suo stato di salute. Et a plongé quoi? Une serviette dans l'eau. E ha messo un lenzuolo. E un tovagliolo nella dall'eau fresh nell'acqua fresca pour y mettre son enfant per metterlo sulla faccia di suo figlio. Au lieu que l'enfant accepte la consolation de sa maman, invece che il bambino accetti la consolazione di sua madre, l'enfant arrête la main de la maman. La madre, il figlio blocca la mano della madre. E il préfère plutôt prendre du whisky pour boire. E preferisce piuttosto prendere del whisky. Que penserez-vous? Che penserete voi? Il profeta dice. C'est ce que nous faisons. È quello che noi facciamo. Quand nous tournons vers d'autres remèdes. Quando ci giriamo verso altri rimedi. Il y a plusieurs remèdes. Ci sono tanti rimedi. Mais. Ma. Une cure. Ma una cura. Christ est la cure. Cristo è la cura. Et l'unique cure ici. E l'unica cura qui. C'est Jésus. È Gesù. Et il prend soin de nous. E prende cura di noi. Il nous aime. Ci ama. Et il veut que nous venions à lui. E vuole che noi veniamo a lui. Dieu nous a créé ainsi. Dio ci ha creati così. Cette chose sainte. Questa cosa santa. A nous. In noi. Qui désire être consolé. Desidera essere consolato. Alleluia. Amen. Dieu a donné à une femme. Dio ha dato ad una donna. All'uomo. All'uomo. Pour le consoler. Per il consolarlo. Écoutez ce que le prophète dit. Ascoltate quello che dice il profeta. Dieu a donné une femme à l'homme. Dio ha dato una donna all'uomo. Pour le consoler. Per consolarlo. Pour le toucher. Per toccarlo. Et beaucoup d'hommes savent. E molti uomini sanno. Ceux qui ont une bonne épouse. Quelli che hanno una buona sposa. Qu'il y a quelque chose à propos de ce que peut faire une bonne épouse. Che c'è a proposito di quello che potrebbe fare una buona sposa. Un homme qui est bouleversé dans ses affaires. Un uomo che è preoccupato nei suoi affari. Ou dans sa situation sociale. O nella sua situazione sociale. Et qui peut rentrer à la maison. E che può entrare a casa. Il n'y a personne. Non c'è nessuno. Aucun docteur. Nessun dottore. Qui peut lui donner la consolation. Che gli può dare la consolazione. Autre que sa femme. Al di fuori di sua moglie. Alleluia. Amen. Il n'y a aucun. Non c'è nessuno qui peut donner la consolation à l'homme. Che può dare la consolazione all'uomo. Que sa femme. Che altro che sua moglie. Parce que Dieu lui a donné comme consolation. Perché Dio gli ha dato come consolazione. Amen. Amen. Et quand nous sommes tellement fatigués. E quando siamo talmente stanchi. Du travail. Del lavoro. Ou bien nous sommes allés dans une affaire. Poi siamo andati in un affare. Ça n'a pas marché. Non è andato bene. Et quand nous sommes revenus à la maison. Che siamo tornati a casa. Celui là qui est notre consolation. Colui che è la nostra consolazione. C'est notre femme. La nostra moglie. Parce que Dieu nous l'a donné comme consolation. Perché Dio ce l'ha dato come consolazione. Et ça m'a dit, quand tu peux t'asseoir étant fatigué, homme. Quando ti puoi sedere essendo stanco, uomo. Et que ta femme s'assoit à côté de toi. Che tua moglie si siede vicino a te. Ça m'a dit, juste quelques petites tapes de ma main, de ma femme signifie tant de choses. Fratello Brandi dice, giusto qualche piccolo tavolo di mia moglie significa tante cose. Quand elle commence à te taper au dos. Quando inizia a colpirti le spalle pour te caresser, per accarezzarti, ça, tant de significations. Questo ha tanti significati. C'est la même pour un mari envers sa femme. È la stessa cosa per il marito verso sua moglie. C'est de cette manière ed è in questo modo que je veux que cela soit.
Que Dieu voulait que questo sia. Et quand nous prenons un substitut. E quando prendiamo un sostituto. Pour cela. Per questo. Et que vous vous prenez pour autre femme. Per altre donne. Pour prendre cette place. Per prendere questo posto. Un autre homme. Un altro uomo. Voilà ce que je veux dire. Vedete quello che vorrei dire. Alleluia. Amen. Quand Dieu donne une femme à un homme. Quando Dio dà una donna ad un uomo. Ou bien toi femme. Oppure tu donna. Dieu t'a donné un mari. Dieu t'ha dato un marito. Pour te servir de consolation. Per servirti da consolazione. Si toi femme tu prends un autre mari en dehors de ton vrai mari. Se tu donna prendi un altro tu marito. Tu es fatigué. Di fuori di tuo marito. Ou bien toi mari. Oppure marito. Tu prends une autre femme. Prendi un'altra donna. En dehors de ta femme. Al di fuori di tua moglie. Écoutez ce que le prophète dit. Ascoltate quello che dice il profeta. Mais c'est devenu ainsi dans l'homme même. Ma è diventato così nell'uomo stesso. Pour montrer sa nature déchue. Per mostrare la sua natura caduta. Il dégrade ce que Dieu lui a donné. Degrada quello che Dio gli ha dato. En premier lieu. In primo luogo. Il a pris la bouteille. Ha preso la bottiglia. Pour le monde. Per il mondo, pour le réconforter, per riconfortarsi, à la place du Saint-Esprit, al posto dello Spirito Santo. Dieu lui a donné une femme, Dio gli ha dato una moglie, pour être la compagne de sa vie, per essere la compagna della sua vita. Et il n'est pas satisfait avec, e non è soddisfatto con lei, avec une, con una, il doit en avoir, deve averne, une autre, un'altra, et encore une autre, e un'altra, ancora. Et vice versa, e viceversa. La femme a l'égard de l'homme. La donna nei riguardi dell'uomo. E le jeunes gens ainsi de suite. E i giovani e così in seguito. Come est-ce que vous comprenez cela? Com'è che capite questo? Dieu a donné une femme à l'homme. Dio ha dato una donna all'uomo. Sa consolation. Per la sua consolazione. E puisque l'homme. E siccome l'uomo. Au lieu d'avoir le Saint-Esprit. Invece di avere lo Spirito Santo. Come consolation. Come consolazione. Qu'est-ce qu'il prend? Cosa prende? La bouteille de whisky. La bottiglia di whisky. Pour sa consolation. Per la sua consolazione. La sigaretta. La sigaretta, comme sa consolation. Come la sua consolazione. La droga, comme sa consolation. Come la sua consolazione. Et ensuite, e in seguito, une seule femme, una sola donna, ne suffit plus pour lui. Non basta più per lui. Il faut en prendre encore une. Bisogna prenderne un'altra. Et encore une autre. E un'altra. Et encore une autre. Un'altra ancora. Et c'est ainsi également les femmes à l'égard de leur mari. E così la donna nei riguardi del marito. Une femme qui n'a pas la consolation di Dio. Una donna che non ha la consolazione di Dio. Va chercher une autre consolation. Cercherà un'altra consolazione. Ailleurs. Fuori. Et ainsi de suite. E così via. Cela montre la nature déchue de l'homme. Questo mostra la natura caduta dell'uomo. Pourquoi l'homme a-t-il faim et soif? Perché l'uomo ha la Pourquoi l'homme a-t-il faim et soif? Perché l'uomo l'ha fatto assetare? Perché l'uomo ha fame e sete? Perché l'uomo ha fame e sete? Parce que Perché? Lorsqu'il fut créé, quando fu creato, il fut fait et créé avec une petite place en lui. Fu fatto e creato con un piccolo spazio in lui. Où Dieu demeure. Dove Dio dimora. Pour le consoler. Per consolarlo. C'est où cette place? Dov'è questo posto? Le cœur de l'homme. Il cuore dell'uomo. È fatto perché Dio possa dimorare là-bas. È fatto in modo che Dio possa dimorare lì. Et quand? E quando? Il se déborda. Si sveste. L'un de déroba l'un de Dieu. Si svia lontano da Dio. Par le péché. Tramite il peccato. Allora. Cet endroit devient vacant. Questo posto diventa vuoto, libero. Et c'est pourquoi. Ed è per questo. Il a fait de cela. A fatto di questo. Il cherche à atteindre cela. Cerca di arrivare a questo. Amen. Amen. Vous êtes avec moi. Amen. C'est des choses qui sont comme simples. Sono delle cose che sembrano semplici. Ma attenzione. Se non n'avons pas la juste compréhension. Non abbiamo la giusta comprensione. Non possiamo nous éloigner l'un de cela. Possiamo allontanarci da questo. Dieu a créé cet petit espace dans le cœur de l'homme. Dio ha creato questo piccolo spazio nel cuore dell'uomo. Che servirà come sa demeure. Che servirà come la sua dimora. E tant que Dieu n'est pas descendu là-bas. Essendo che Dio non è sceso lì. E che cet espace è vide. E che questo spazio è vuoto. Allora on va chercher à le combler avec quelque chose. Allora cercheranno di riempirla con qualcos'altro. E noi dovremo come dei vagabondi. E diventiamo come dei vagabondi. Alleluia. Abraham dice, laissez-moi dire ceci. Lasciatemi dire questo. Dans le nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Cristo. Il n'y a rien qui donnera la satisfaction
come la venuta della puissance di Saint-Esprit. Non c'è niente che darà la soddisfazione come la venuta del Signore Gesù Cristo. Dans ton cœur, nel tuo cuore, il n'y a rien. Non c'è niente. Qui te donnerà la satisfaction? Ti darà la soddisfazione. Si ce n'est la venuta di Saint-Esprit dans ta vita. Non è la venuta dello Spirito Santo nella tua vita. Il n'y a rien. Non c'è niente. Qui donnerà cette satisfaction? Che darà questa soddisfazione? Seule la venuta di Saint-Esprit dans ta vie. Solo la venuta dello Spirito Santo. Che changerà votre vie? Che cambierà la vostra vita. E vos attitudes. E vostre attitudini. E vous donnerà. E vi darà. Consolazione. E vita eterna. E vita eterna. Alleluia. Amen. Se lo Saint-Esprit descend dans ce cœur. Se lo Spirito Santo scende. E il prend place là-bas. E prende posto lì. E nous donnerà la consolazione. Darà la consolazione. On n'aura plus envie. Non avremo più voglia di cercare altre cose. Di cercare altre cose. Che la parola dice. Che la parola ci dice. Amen. Amen. Il è la consolazione. È la consolazione. E fra Abraham dice. E fratello Abraham dice. Dieu est cet remède. Dio è questo rimedio. Jésus est cet remède. Gesù è questo rimedio. Le Saint-Esprit. Lo Spirito Santo. C'est Jésus venu sous une autre forme. E Gesù venente su un'altra forma. Pour remplir l'être humain. Per riempire l'essere umano. Afin de nous donner cette consolation. Affin di darci questa consolazione. E dì. Dice. Je ne vous laisserai non vi lascerò orfani. Je ne vous abandonnerai pas. Non vi abbandonerò. En ce jour-là. In quel giorno lì. Le monde saura. Il mondo saprà. Che sono nel Père. Che sono nel Padre. Le Père est en moi. Il Padre è in me. Et que je suis en vous. E che io sono in et voi. E che vous êtes en moi. E che voi siete in me. Ce monde ne me verra plus. Questo mondo non mais mi vedrà vous più. Me ma voi mi vedrete. Nous le voyons toujours. Lo vediamo sempre. Lorsque sono dans les périodes de détresse. Quando siamo nei periodi di tristezza. Lorsque sono dans les périodes de tentation. Quando siamo nei periodi di tentazione. Lorsque nous sommes en face des épreuves. Quando siamo in faccia alle prove. Nous puissions voir comment Dieu lui-même intervient. Possiamo vedere come Dio stesso interviene. D'une façon, d'une manière ou d'une autre. In un modo o nell'altro. Il est notre consolation. È la nostra consolazione. Alléluia. Amen. Écoutons ce que Esaïe dit. Ascoltiamo quello che dice Isaia. Isaia 49. Isaia 49. Il a promis de ne pas nous abandonner. Ha promesso di non abbandonarci. Et il nous a jamais abandonné. E non ci ha mai abbandonato. Isaia 49. Isaia 49. Du verset 14. Versetto 14. Tu ne trouveras que si tu peux lire. Et verset 14 à 15. Il dit, Zion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Amen. Ma Zion a detto, il Signore mi ha abbandonata, il Signore mi ha dimenticata. Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Amen. Une femme. Una donna. Oublierait-il? Potrebbe dimenticare? L'enfant qui est sorti de son ventre. Il bambino che è uscito dal ventre. N'a-t-elle pas pitié de son enfant? Non ha pietà del suo figlio? E Gesù dice. Même si. Anche se ta mère t'a abbandonné, ta madre t'ha abbandonato, si ton père t'a abbandonné, se ton padre ti ha abbandonato, moi éternel Dieu, io eterno Dio, je ne t'abbandonnerai pas, non ti abbandonerò. Quelle consolation pour nous, che consolazione per regardez noi. Regardez aujourd'hui dans le monde, guardate oggi nel mondo, une mère, una madre, qui a enfanté son enfant, che ha partorito suo figlio, avec un autre homme, con un altro uomo, disons son mari légitime, dicendo diciamo il suo marito legittimo, mais n'ayant pas Jésus-Christ en lui, non avendo Gesù Cristo in lui. Elle n'est pas satisfaite. Non è soddisfatta. Et elle va désirer prendre encore un autre homme. Prenderà un altro uomo. Et en quittant ce premier homme, e lasciando questo primo uomo, elle abbandonne également les enfants. Abbandona ugualmente i figli. Et elle va se marier à un autre homme. Si sposerà con altri figli. Et certaines mamans n'ont même pas pitié à leurs enfants. E alcune madri non hanno pietà dei loro figli. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Non è questo quello che la Bibbia dice? Elle oublie complètement son enfant. Dimentica completamente suo figlio. La Bible dit, même si ta maman t'a abandonné, anche se tua madre t'ha abbandonato, moi je ne t'abandonnerai pas. Io non t'abbandonerò. Un père qui n'a pas le consolateur, un padre che non ha il consolatore, qui n'a pas le Saint-Esprit, che non ha lo Spirito Santo, ha pris sa femme, ha preso sua moglie, et comme il a remplacé le Saint-Esprit par un autre substitut, come ha rimpiazzato lo Spirito Santo con un altro sostituto, il n'est pas satisfait avec sa femme, non è soddisfatto con la moglie, il prend une autre femme, prende un'altra moglie, et il commence la vie. Comincia la vita. E la prima femme aveva già des enfants. La prima moglie aveva già dei figli. E l'uomo? E l'uomo? Pour l'amour de cette dernière femme? Per l'amore di questa ultima donna? Elle va abbandonner la première. Il va abbandonner la première. Abbandonerà la prima. E même pour donner l'argent à la famille pour manger. Anche per dare i soldi alla famiglia. Il ne se soucie même pas de cela. Non si preoccupa nemmeno di questo. Oh, toi qui vis dans cet état là.
Tu che vivi in questo stato. Dieu dit. Dio dice. Même si ta mamma t'ha abbandonné. Anche se tua madre t'ha abbandonato. Même si ton mari t'ha abbandonné. Anche se tuo marito. Même si ta femme t'ha abbandonné. Anche se tua moglie t'ha abbandonato. Moi l'Éternel Dieu je t'abbandonnerai pas. Io l'Eterno Dio non ti abbandonerò. Il è la nostra consolazione. La nostra consolazione. Alleluia. Amen. Un giorno Gesù. Un giorno Gesù. Dans son parcours. Nel suo percorso. Il ha visto un lepreux. Ha visto un lebroso. Ce lepreux souffrait. Questo lebroso soffriva. Il n'a même pas des chaussures sur les pieds. Non aveva nemmeno le scarpe. Ses pantalons sont tellement déchirés. I pantaloni strappati. Oh alléluia. Personne n'avait de garde pour lui. Nessuno aveva tempo per lui o sguardo per lui. Écoutez ce que le prophète dit. Ascoltate quello che dice il profeta. Moi, j'aime beaucoup quand j'écoute Dieu. Amo tanto quando sento Dio. Ça m'enseigne beaucoup de choses. Mi insegna tante cose. Ça m'apprend beaucoup de choses. Mi insegna tante cose. Voilà pourquoi je ne sais pas où je peux trouver la consolation si ecco ce n'est Jésus Christ. Non so dove trovare la consolazione se non è altro che Gesù Cristo. La Bible dit. La Bibbia dice. Jésus prend soin. Gesù prende cura. Il dit déchargez-vous simplement de vos soucis sur lui. Scaricatevi semplicemente i vostri pensieri su di lui. Dans votre tristesse. La vostra tristezza. Il prend soin. Lui prende cura. Lorsque vous perdez ceux qui vous sont chers. Quando perdete quelli che vi sono cari, il prend soin. Prende cura. Il prend soin des morts. Prende cura dei morti. Ceux-là qui sont morts en Christ. Quelli che sono morti in Cristo. Alleluia. Ed è un giorno. Dice un giorno. Gesù était tellement fatigué. Gesù era talmente stanco. Tellement fatigué. Talmente stanco. Parce qu'il portait la croix. Perché portava la croce. E come ça, il a vu. E così ha visto. Un aveugle. Un cieco. Qui criait. Che gridava. Il criait. Gridava. Seigneur, aie pitié de moi. Signore, abbi pietà di me. Aie pitié de moi. Abbi pietà di me. Si tu le permets, si permets que je puisse voir. Permetti che io possa vedere. Alleluia. Alleluia. Jésus a eu pitié de lui. Gesù ha avuto pietà. Il a eu compassion a lui. Ha avuto compassione a lui. E gli ha dit. E gli ha detto. Vois. Qui te sia fatto secondo ta foi. Che ti sia fatto secondo la tua fede. Un jour Jésus dans sa mission. Un giorno Gesù nella sua missione. Il a vu une veuve. Ha visto una vedova. Qui pleurait amèrement. Che piangeva amaramente. Che si è passato? Cos'è accaduto? Elle a perdu l'unique fils qu'elle avait. Perduto l'unico figlio che aveva. Dans Luc chapitre 7. Nel Luca capitolo 7. L'unico fils che la veuve ha. L'unico figlio che la vedova. Quand on parle de la veuve, veut dire qu'elle a perdu son mari. Quando si parla di vedova vuol dire che ha perso il marito. E c'est elle seule qui s'occupait de son enfant. Ed è lei che si occupava di suo figlio. E immaginez la souffrance. Immaginate la sofferenza. Elle n'a aucune aide. Non ha nessun aiuto. E c'est elle seule. È solo lei. Qui prenait soin de l'enfant. Che prendeva cura del figlio. Dans l'espoir. Nella speranza. Che celui-ci va grandir. Che crescerà. E peut-être il va aussi travailler. E può darsi che lavorerà. E prendre soin d'elle un jour. E prendersi cura di lei un giorno. E l'unico fils là. E l'unico figlio. È tombé mort. E che è morto. E Gesù dans sa mission. E Gesù nella sua missione. Il ha vu le cortège qui venait. Ha visto il corteo che arrivava. Avec un cercueil. Con una bara. E la mamma pleurait. La madre piangeva. Oh, Geova. Giova, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Perché mi hai fatto così? Pourquoi as-tu pris mon enfant? Perché hai preso mio figlio? N'as-tu pas pitié de moi? Non hai pietà di me? Moi si pauvre. Io così che povero. Che n'avevo nemmeno pas de mari. Che non aveva nemmeno personne marito. Personne n'est à côté de moi pour m'aider. Nessuno è accanto a me. Oh Seigneur. Oh Signore. Pourquoi as-tu brisé mon cœur? Perché hai spezzato che il mio cuore? Che farei? Cosa farò? Fratello Branham Gesù, dice, après une longue mission. Gesù dopo una lunga missione. Tellement fatigué. Talmente stanco. Mais. Ma le cris de cette femme, le grida di questa moglie, ha touché son la donna, ha toccato suo cuore. E elle est allée. Ed è andato. Il a eu compassion de la dame. Ha avuto compassione della donna. Il a donné l'ordre qu'on puisse déposer le cercueil. Ha dato l'ordine che possano depositare la bara. E il a touché l'homme. E ha toccato. Ha toccato il ragazzo. Lève-toi. Ha detto ragazzo, alzati. Ce jour-là. Quel giorno lì. C'était un jour. Une grande consolation. Era un giorno di grande consolazione. Dans le cœur de cette maman. Nel cuore di questa madre. Personne ne saurait l'exprimer. Nessuno saprà come spiegarlo. Personne ne pourrait comprendre. Nessuno poteva capire. Quelle était la consolation dans le cœur de cette maman? Qual era la consolazione nel cuore di questa madre? Oui, Jésus est la consolation. Sì, Gesù è la consolazione. Elle peut la vivre un jour. Un lepreso l'ha visto un giorno. E voyant Jésus venir. E vedendo Gesù venire. Il dit Seigneur. Dice Signore. Si tu le permets. Se tu lo permetti. Rends-moi pur. Rendimi puro. Vous voyez? Vedete? Il a dit, si tu le permets. Dice, se tu lo permetti. Rends-moi pur. Rendimi puro. Et Jésus lui a dit. E Gesù gli dice. Oui, je le veux. Sì, io lo voglio. Sois pur. Sì, puro. E qu'est-ce que le prophète dit? Cosa dice il profeta? Dieu. Dio. Dans son plein amour. Nel suo pieno amore. Dans sa grâce. Nella sua grazia. E dans sa bonté. E nella sua bontà. Il ne peut rien faire dans ta vie. Non può fare nulla nella tua vita. Si tu ne l'accordes pas.
Se tu non gli accordi cette opportunité, questa opportunità, il dice, abbiamo la volontà, di fare la volontà di Dio, Mais Dieu, ma Dio, ne peut rien faire dans ta vie, non può fare nulla nella tua vita, si, si tu n'accordes pas ta volonté, tu non accordi la tua volontà, il ne peut jamais dépasser ta volonté, non può mai sormontare la tua volontà, per fare qualcosa ta vita, puoi fare qualsiasi cosa nella tua vita. Volonté, tu vuoi prima la tua volontà de l'accepter. D'accettare. Et quand tu peux accepter Jésus, e quando tu puoi accettare Gesù, Jésus peut faire quelque chose dans ta vie. Gesù può fare qualcosa nella tua vita. Il è come cette serva, come je vous ai dit la fois dernière. Come questa serva, come vi ho detto l'altra volta. Qui è dans un arbre. È come questa vite che è in quest'albero. Qui è descendu dans la racine. Che è sceso nella radice. Pendant que l'hiver est venu. Mentre che l'inverno è venuto. Mais, ma quand cette serva commence à monter ancora dall'arbre, quando questa vite inizia a salire ancora nell'albero, vuoi tu changer dans la vie de l'arbre, devi vedere cambiare tutto nella vita. Même les vieilles feuilles qui sont restées, anche le vecchie foglie che sono che l'arbre n'arrivait pas à arracher d'elle-même, l'albero non arrivava a strapparsi da solo. Quando cette vite commence à monter dall'arbre, quando questa vite inizia a entrare nell'albero, vedete le vecchie foglie cadere da sé, tomber. Mais quelque chose qu'il faut pour nous. L'unica cosa che ci vuole per pour noi. Pour avoir la consolation dans ce monde aujourd'hui. Per avere la consolazione nel mondo. C'est accepter Jésus-Christ. E accettare Gesù Cristo. Et nous sommes satisfaits. E noi siamo soddisfatti. Alleluia. Et nous sommes satisfaits. Siamo soddisfatti. Je vais lire ceci pour terminer. Leggerò questo per concludere. Fabianti. Fratello Branham dice, maintenant, adesso, la question pour nous ce soir est, per noi questa sera è, vous souciez-vous de lui? Voi vi preoccupate di lui? Est-ce que vous vous souciez de Jésus-Christ? Vi preoccupate di Gesù Cristo? Il prend soin. Prende cura. Mais maintenant, ma adesso, vous vous souciez de lui? Voi vi ricordate, vi pensate a lui? Si vous, voi ne vous souciez pas de lui, vi preoccupate di lui? Alors, il ne peut vous aider. Allora non può aiutarvi. Si on ne peut pas se soucier de Jésus, se non ci possiamo preoccupare di Gesù, il ne peut rien faire pour nous. Non può fare nulla per noi. Mais si vous, ma se voi, vous souciez suffisamment, vi preoccupate sufficientemente, o voi, souciez suffisamment, vi preoccupate sufficientemente, di voi stessi. J'ai entendu des gens faire cette remarque insensée. Fare questa, diciamo, nota insensata. Ce que je deviens m'est égal. Quello che divento mi è uguale. Non mi importa. Ça, c'est des déclarations insensées. Queste sono delle dichiarazioni insensate. Il dit, oh là là. C'è oh là là. Moi, je me soucie sûrement de ce que je deviens. Io mi preoccupo di quello che io diventerò. Certainement. Certamente. Je me soucie. Mi preoccupo. Je crois que toute personne, credo che tutte le persone, qui est dans son bon sens, che sono nel proprio buon senso, se soucie, n'est-ce pas? Si preoccupano, no? Non è così? Celui qui est dans son bon sens, celui che è nel buon senso, se soucie, si preoccupa. Je désire connaître, io desidero conoscere, ce qui va m'arriver, quello che mi arriverà. Après cette vie, dopo questa vita, qu'est-ce qui va nous arriver? Cosa ci arriverà? Dobbiamo soucier de cela. Dobbiamo preoccuparci di questo. E se je sais qu'il m'a aimé. So che mi ha amato. Il n'y a personne d'autre. Non c'è nessun altro. Qui pourrait aimer comme cela. Che mi può amare come questo. Il prend soin de vous. Prende cura di voi. Il prend soin de vous. Prende cura di peu voi. Peu importe. Non importa. Che vous soyez petit. Che siete piccoli. Che vous soyez insignifiant. Che siete insignificanti. Pauvre ou indifférent. Poveri o indifferenti. Combien de fois. Quante volte. Vous avez essayé et échoué. Avete cercato e siete caduti. Il prend toujours soin. Prende sempre cura. Son amour, il suo amore frappe ancora alla porta del vostro cuore. Colpisce ancora la porta del vostro cuore. L'amour de Dieu frappe ancora alla porta del vostro cuore. L'amore di Dio colpisce ancora la porta et del vostro cuore. E dovete l'accettare. E dovete accettare. Parce que si dans votre volonté, perché se nella vostra volontà, vous ne voulez pas accepter Jésus, voi non volete accettare. Il ne peut rien faire. Non potrà fare nulla. Il ne peut jamais dépasser ta volonté. Non può mai sormontare la tua volontà. Pour te faire quelque chose. Per fare qualcosa. Tu dois d'abord dans ta volonté. Devi prima nella tua volontà. Accepter Dieu. Accettare Dio. Et c'est ainsi qu'il fera quelque chose. Ed è così che farà qualcosa. Amen. Amen. Il dit, mais, dice ma. Sommes-nous ingrati pour ceci? Siamo noi ingrati per questo? Sommes-nous ingrats? Siamo noi ingrati. À l'égard de ce que Jésus a fait pour nous? Nei riguardi di quello che Gesù ha fatto per noi? Alleluia. Amen. Non potremo jamais rester ingrati. Potremo mai rimanere ingrati. E dice, regardate. Dice, guardate.
quand Jésus allait, quando Gesù andava, et que cet homme, ce lépreux là, questo leproso, oh alléluia, amen, ce lépreux là criait, questo leproso gridava, il dit Seigneur, dice Signore, permette que je sois pur, permetti che io sia puro, et frère Branham dit, e fratello Branham dice, un homme de calibre là, un uomo di calibro, un homme, un uomo, un président, un presidente, le maire, il sindaco, le gouverneur d'état, il governatore dello stato, ou l'un des agents de la police, o uno degli agenti della polizia, s'arrêterait-il pour une pareille chose, si fermerebbe per una cosa del genere, en voyant un pauvre assis, vedendo un povero seduto, avec des haillons, des pantalons déchirés, con dei pantaloni strappati, la face tellement barbue, la faccia talmente barbuta, sale, sporco, qui pue, che pulsa, e che crie au secours, e che grida aiuto. Quindi un presidente della Repubblica può s'adonner, ça lui perdre son temps pour pareille personne, un presidente della Repubblica può perdere il suo tempo per, ou bien un homme quelle persone, de grand calibre peut accepter, un uomo di grande calibre, de s'arrêter auprès de cet homme, può accettare di fermarsi vicino a questo, mais le créateur du ciel de la terre, ma il creatore del cielo della terra, le Geova, il Geova, celui qui remplit tout l'espace, colui che riempie ogni spazio, ha écouté la voix, ha sentito la voce, qui est le douleur du plus profond du cœur de cet homme. Et il dolore del più profondo del cuore di questo uomo. Et Jésus a ressenti quelque chose en lui. Gesù ha sentito qualcosa in lui. Et il est allé vers lui. Ed è andato verso di lui. Il lui a dit. E gli ha detto. Sois pur. Sii puro. Je le veux. Io lo voglio. Dio. Il est la plus grande consolation pour le monde. È la più grande consolazione per il mondo. Aujourd'hui quand nous voyons. Oggi quando vediamo. Comment les gens. Come le persone. Pleurent leurs chers qui sont morts. Piangono i loro cari che sono morti. A cause de ce coronavirus. A causa di questo coronavirus. Ce virus qui frappe aujourd'hui. Questo virus che colpisce oggi. Mais les gens ne se posent pas la question. Ma le persone non si fanno la domanda. Pourquoi les vrais chrétiens ne sont pas frappés? Perché i veri cristiani non sono colpiti? Je vous ai dit un jour ici. Ho detto un giorno qui. On a fait le bilan général des frères en Christ en Chine. Hanno fatto il bilancio generale dei fratelli in Cristo. Aucun d'entre eux n'est touché. Nessuno di loro è stato toccato. Ici en Italie. Qui in Italia. Aucun frère en Christ n'est touché. Nessun fratello in Cristo è stato toccato. Moi-même je travaille dans le marché. Anch'io lavoro al mercato. Combien de personnes je rencontre par jour? Quante persone incontro per giorno? Je suis là debout. Io sono in piedi. Avec le thermomètre électronique. Con il termometro elettronico. Pour prendre la température des gens. Tous ceux qui rentrent dans le marché. La temperatura delle persone. Et c'était avec moi. Alcuni con me. C'est à peine 30 cm de distance. No, circa 30 cm di distanza. Je peux être contaminé. Io posso essere contaminato. Mais pourquoi ne suis-je pas contaminé jusqu'aujourd'hui? Ma perché non sono contaminato fino ad oggi? Il y a quelqu'un qui pense. Qualcuno che prende. Vous êtes tous mes enfants. Siete tutti i miei figli. Vous sortez, vous faites vos voyages et vous revenez à la maison. Voi uscite e tornate. Pourquoi n'êtes-vous pas contaminé? Perché non siete contaminati? Parce qu'il y a quelqu'un qui prend soin. Perché c'è qualcuno che prende cura. C'est là qu'il dit. È lì che dice. Le monde ne me verra pas. Il mondo non mi vedrà. Mais vous me verrez. Ma voi mi vedrete. En ce jour. In quel giorno. Vous saurez que. Voi saprete le che Père est en moi. Il Padre è in me. Je suis dans le Père. Io sono nel Padre. Vous êtes en moi. Voi siete in me. Et je suis en vous. Io sono in voi. C'est lui qui prend soin. È lui che prende. En dehors de lui. Al di fuori di lui. C'est la mort. È la morte. Que le Seigneur bénisse le chemin. Che il Signore benedica ricamente. Nous allons chanter un beau cantique que j'aime chanter. Noi canteremo un buon cantico che amo cantare. Nous allons chanter ça en italien. Canteremo questo in italiano. Mais avant, je vais d'abord donner l'interprétation en français. Prima darò l'interpretazione in francese. Donc pour ceux qui comprennent français. Per coloro che capiscono in francese. Écoutez ce que le cantique dit, toi tu n'interprètes plus. Ascoltate quello che dice il cantico. Sur une colline lointaine se tenait une vieille croix, emblème de souffrance et de honte. Et j'aime cette vieille croix. Où les très chers moururent, le très cher mourut pour un monde de pécheurs perdus. Ainsi j'aimerai cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix et le changer avec une couronne. Oh, cette vieille croix rugueuse, si méprisée du monde, elle a une grande attraction pour moi. Très cher agneau de Dieu, abandonne sa gloire pour porter cette croix au calvaire. Oh, cette vieille croix teintée de sang divin, une merveilleuse beauté de joie, de voix, je vois. Car c'est sur cette vieille croix que Jésus mourut
pour me pardonner et me sanctifier. À cette vieille croix rugueuse, je serai si fidèle, joyeux, je porterai sa honte. Un jour, il m'appellera à ma maison lointaine où je serai toujours dans sa gloire. Ainsi, j'aimerai cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix et l'échanger avec la couronne. Nous allons chanter ça en italien. Chanteremo questo in italiano. Per la preghiera. Notre Dieu, notre roi. Nostro Dio, nostro Re. Ti rendiamo grazie. Noi ti rendiamo grazie. Pour avoir été avec nous. Per essere stato con noi. Durant ce culte. Durante questo culto. Tu nous as encore exhortés. Ci hai ancora esortati. Tu es l'unique chemin. Tu sei l'unico cammino. La vérité. La verità. Et la vie. E la vita. Personne ne peut aller au ciel. Nessuno può andare al cielo. Sans passer par toi. Senza passare da te. Quand tu étais sur la terre. Perché quando eri sulla terra. Tu étais notre consolation physique. Tu eri la nostra consolazione fisica. Et quand tu devais quitter. E quando dovevi andare. Tu nous as assuré.
Cioè, il rassicurato. Che tu prierai il Père. Che tu pregherai il Padre. E il nous donnerà un'altra consolazione. Ci darà un'altra consolazione. E quando questa consolazione è venuta. Quando questa consolazione è venuta. Sulla forma di Saint-Esprit. Sulla forma dello Spirito Santo. Plusieurs ne l'ont pas reconnu. Molti non l'hanno riconosciuto. E l'hanno rigettato. L'hanno rigettato. E quando ils ont accepté. E quando hanno accettato. Ce substitut proposé par le diavolo. Questo sostituto proposto dal diavolo. Nous puissions voir dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. L'état in cui sono oggi. Mais grâce soit rendue à ton nom. Ma grazia sia resa al tuo nome. Che tu ci hai dato lo Saint-Esprit. Tu ci hai dato lo Spirito Santo. Qui nous montre. Che ci mostra. La voie qu'il nous faut suivre. La via che dovremmo seguire. Lorsque nous sommes même en face des épreuves. Quando siamo in faccia alle prove. Ce consolateur nous parle. Questo consolatore ci parla. Quand nous sommes tombés. Quando siamo caduti. Ce consolateur nous relève. Questo consolatore ci rileva. Quand nous avons des idées farfelues qui ne sont même pas en accord avec la parole. Quando abbiamo delle idee che non sono in accordo con la parola. Le consolateur nous exhorte. Il consolatore ci esorta. Il è notre guide. È la nostra guida. Il è notre consolateur. Il nostro consolatore. Seigneur de gloire. Signore di gloria. Nous savions qu'aujourd'hui. Noi sappiamo che oggi. Le monde est dans un état d'agitation. Il mondo è in uno stato di agitazione. Pour avoir manqué de t'accepter comme leur consolation. Per aver mancato di accettare come la nostra, come la tua, come la nostra consolazione. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur. Ecco perché preghiamo, Signore. Que toi-même après que les gens ont écouté. Che tu stesso dopo che le persone hanno ascoltato. Et ceux qui écouteront également ce message. E quelli che ascolteranno ugualmente questo messaggio. Puissent être touchés. Possono essere toccati par toi-même, da te stesso, afin que l'on se repente, finché l'uomo si ravveda, et qu'il donne leur vie à Jésus, che dia la propria vita a Gesù. Car tu as tellement aimé le monde, poiché hai talmente amato il mondo, que tu es venu vers nous, che tu sei venuto verso noi, abbandonando tutta la gloire, abbandonando tutta la gloria, afin d'être notre consolation, affin di essere la nostra consolazione. Mais avant que nous puissions avoir cette consolation, prima di avere questa consolazione, il nous faut la repentance, ci vuole il ravvedimento, confessare nos péchés, confessare i peccati, être baptisé au nom de Jésus Christ, essere battezzati in nome di Gesù Cristo, et croire en ta parole. Nella tua parola. Ainsi nous serons plus des vagabonds. Così non saremo più dei vagabondi. E nous serons des fils et des filles. Ma saremo dei figli, amen, dei figli e delle figlie. Parce que Jésus est mort pour nous. Perché Gesù è morto per noi. Le prix de notre condamnation est payé. Il prezzo della nostra condanna è pagato. E non siamo più redevabili della nostra vita a Satan. E non siamo più debitori della nostra vita a Satan. Mais nous devons notre vie à Dieu. Ma dobbiamo la nostra vita a Dio. Seigneur, viens. Signore, vieni. E occupi chaque cœur. E occupa ogni cuore. Sois la consolation. Sì, la consolazione. Pour ma femme et mes enfants. Per mia moglie e miei figli. Seigneur, tu savais. Signore, tu sapevi combien de fois j'ai été éprouvé. Quante volte sono stato provato. Dans cette semaine. In questa settimana. Mais tu as été un secours pour moi. Ma tu sei stato un soccorso. Seigneur, nous avions éprouvé une grande douleur en famille. Abbiamo provato un grande dolore in famiglia. Cela m'a mené à pleurer comme un bébé. Questo mi ha portato a piangere come un bambino. Mais je sais que le sang criait en ma faveur. Ma io so che il sangue criava a mio favore. Puisses-tu être également ma consolation. Possa tu essere la mia consolazione. Être la consolation de ma femme. Essere la consolazione di mia moglie. Être la consolation de mes enfants. Essere la consolazione di miei figli. Et puisses-tu également pardonner. E tu posso perdonare. A cela ou à celle-là. A quelli o a quella. Qui m'a éprouvé. Mi hanno provato, Seigneur, puisse ta grâce être avec elle, possa la tua grazia essere con lei, e la ramener, e riportare, a une repentance totale, a un ravvedimento totale, après qu'elle a demandé pardon, Seigneur, dopo che ha chiesto perdono, de cet acte qu'elle a présenté, di quest'atto che ha presentato, elle m'a posé la question, mi ha fatto la domanda, puisse avoir le pardon de Dieu, possa avere il perdono di Dio, je lui ai dit oui. Detto sì. Si tu te repens, se tu ti ravvedi, et que tu abandonnes tout ce que tu faisais, tu abbandoni tutto quello che le facevi, sang de Jésus, il sangue di Gesù, è più riche, è più ricco, è capable, è capace de payer, di pagare, tous tes péchés passés, tutti i peccati passati, et tes péchés présents, e i tuoi peccati presenti. Voilà pourquoi, Seigneur, je la confie en tes mains. Ecco perché, Signore, la metto nelle tue mani. Que tu puisses commencer une œuvre nouvelle dans sa vie. Tu possa cominciare un'opera nuova nella que son histoire soit comme cette femme prostituée, che questa donna, che questa storia sia come quella donna prostituée. Que tu as trouvé au pu. Che tu hai trovato al posto. E quand tu lui as parlé. E che tu gli hai parlato. E que le Saint-Esprit. E che lo Spirito Santo. A ôté l'esprit de ténèbres sur la semence de vie qui est en elle. Ha tolto lo spirito di semenza di vita che è in lei. C'était elle qui devait annoncer la présence de Jésus. E lei che doveva annunciare la présence la presenza de Jésus di Gesù dans la vie de Samarie. Nella vita di Samaria. Seigneur, laisse qu'il en soit ainsi. Lascia che ne sia così. Dans la vie de la jeune fille. La vita della giovane fanciulla. Tous les frères et toutes les sœurs. Tutti i fratelli e sorelle. Qui sont connectés aujourd'hui. Sono connessi oggi. Et qui ont écouté ton message. Che hanno ascoltato il tuo messaggio. Laisse que cette parole. Lascia che questa parola. Se fasse chair dans leur vie. Faccia carne nella loro vita. Et que nous puissions, Seigneur. E che noi possiamo. T'accepter come la vraie consolation. Accettarti come la vera consolazione. Et que la vie que nous menons auparavant. E che la vita che avevamo jusqu'à présent. Fino a
adesso. Oh, nous puissions les abandonner. Possiamo abbandonarli. Car il est écrit. Perché è scritto. Lorsque cette puissance vivifiante di Gesù Cristo. Perché questa quando questa puissance vivificante di Gesù Cristo. Entre en nous. Entra in noi. Toutes les mauvaises vies disparaîtront. Tutte le cattive vite scenderanno. Seigneur, laisse que nous puissions trouver grâce à tes yeux. Lascia che possiamo trovare grazie. Che tu nous accordes encore une nouvelle vie. Che ci accordi ancora una nuova vita. E une bonne relation avec toi. Una buona relazione con te. Que le Saint-Esprit prenne contrôle dans notre vie. Che lo Spirito Santo prenda il controllo. E nous garde pur. Che ci tenga puri. Jusqu'à ce que tu viennes. Fino a quando tu vieni. Au nom de Jésus notre Seigneur. In nome di Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Dio vous bénisse. Amen. Amen.